Alla fine degli anni 70 fu tentato un brillante esperimento di abbinamento dell'ippica al mondo reale, grazie al talento di un giovane pubblicitario milanese. Fu scelto un promettente puledro di Orsi Mangelli, figlio di Marengo Hannover e Zancara, acquistato per conto di Walter Baroncini da Leardo Dall'Olio, tuttora proprietario al trotto, ad esempio di Marissa, e già vicepresidente dell'Inter dei Moratti. Il pubblicitario, che lavorava vicino a San Siro e tra i suoi clienti aveva il colosso farmaceutico della Bayer, propose alla ditta di ringraziare i maggiori venditori di un prodotto che volevano lanciare sul mercato internazionale, regalando loro azioni di un consorzio che amministrasse la carriera di un cavallo italiano. Quel cavallo era proprio Full, il Mangelliano di cui parlavamo prima, e gli venne cambiato nome in Ceox. Portò in giro nel mondo il nome dello shampoo antiforfora che la Bayer voleva promuovere. Quando il cavallo nella primavera del 1980 passò sotto le cure di Vittorio Guzzinati, sbocciò nel campione che tutti ricordiamo, con le vittorie nel Città di Torino, nel Firenze, nel Dante Alighieri e soprattutto nel Triossi, vincendo batteria e finale a tempo di record 1:15 e 9. Roll you like you were dice until you come out blue. Erano gli anni magici della ditta Guzzinati. Tra Giuseppe e Vittorio non passava fine settimana che la famiglia non si portasse a casa un gran premio, magari più d'uno in certi periodi. Gli anni della Z finale di Belmez, di Bertuzzo, De Diz, per Sandro Viani e la Gianita Frarro, o della Z iniziale di Zardoz e Zimmerman. Le copertine del trottatore di quegli anni erano costellate delle foto di quei campioni memorabili, cui si aggiungevano, ad esempio, per la gloria del grande Vittorio Guzzinati, le vittorie nel derby di Atmos o di Daipra, che seguirono il suo primo derby con Urano. L'ultimo, il suo quarto derby con Profumo M, fu il decimo per il Nero Granata di Orsi Mangelli, e anche l'ultimo. Troviamo i fratelli Guzzinati negli albi d'oro di tutte le corse degli ultimi 30 anni del secolo scorso, alla fine del quale toccò ad Andrea e Lamberto, le ultime generazioni di Giuseppe e Vittorio, continuare sulla strada dei genitori. Alla collana di trionfi di Vittorio non mancò il Gran Premio Lotteria con Limbo Joe, con un finale incandescente. Her hair is hollow gold. Lips sweet surprise. Her hands are never cold. Ceox, dopo aver dominato la sua generazione fino alla fine dei 4 anni, non ebbe da anziano lo stesso rendimento, ma nel 1982 conquistò l'invito per l'International Trot, che aveva un favorito nettissimo in Ideal du Gazo. L'italiano si nascose fino alla fine, ma scattò bene al largo nel finale e terminò quinto a ridosso dei primi. L'esperimento che collegava l'ippica all'igiene del cuoio capelluto ebbe alla fine un successo enorme, ma rimase purtroppo isolato nella storia dell'ippica. Fu rispolverata un'idea di consorzio dal paese di Trofarello con la Trofal Star, che ebbe la fantastica Julia Griffe tra le sue bandiere, ma niente di più.
Vittorio è scomparso nel marzo del 2010 a 76 anni, lasciando un vuoto incolmabile nel trotto italiano. She's ferocious, and she knows just